Salve a tutti e bentrovati con lo speciale TG. Cominciamo un focus sulle politiche, sulle amministrative del 2023 e cominciamo con il sindaco di Ponte Cagnano Faiano, Giuseppe Lanzara. Sindaco, benvenuto. Ciao, buon pomeriggio. Appunto, amministrative, Ponte Cagnano è chiamata alle urne per la prossima primavera, verosimilmente. Si chiude dunque questo primo quinquennio Lanzara. Dobbiamo fare un bilancio. Beh, sì, è un bilancio dal nostro punto di vista positivo che ha creato una condizione per innanzitutto realizzare una squadra di donne e di uomini che ha fatto davvero un lavoro pazzesco in un momento difficilissimo perché il primo anno, anno e mezzo di amministrazione abbiamo vissuto l'esperienza drammatica di una condizione di bilancio di predissesto, con un debito altissimo, un contenzioso. Diciamo che il testimone che avevamo ereditato non era sicuramente dei migliori. Poi c'è stato il tema della pandemia, quindi la fase che ha vissuto un po' tutti i sindaci Sì. in prima linea e poi questa ultima fase di amministrazione che ha visto, diciamo, si è caratterizzata molto anche dai finanziamenti, i primi interventi importanti che i cittadini possono vedere appunto con gli occhi e soprattutto la programmazione importante del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che ci vede protagonisti in tanti settori. Appunto, lei ha parlato di questo periodo, almeno l'ultimo periodo del suo quinquennio molto difficile, iniziato nel 2018, lo ricordiamo, 2018-2019, anni di assestamento, poi il 2020 ci ha fatto conoscere anche nuove parole sotto alcuni punti di vista, ovvero pandemia, distanziamento, Lockdown. quarantena, lockdown, eccetera, eccetera. Ponte Cagnano, come ha vissuto quel periodo, dal marzo 2020 fino praticamente all'altro ieri? Beh, noi ci siamo caratterizzati anche per una serie di aspetti che ci hanno fatto crescere, ci hanno dato pubblicità anche a livello extraterritoriale. Innanzitutto siamo stati uno dei primi comuni che ha attivato il polo vaccinale e quindi tutta la struttura di pianificazione e di programmazione, sia d'intesa con la protezione civile che con le ASL, i medici, con i centri, anche con la stessa farmacia Vogliamo anche comunica qualche immagine. comunale, sì, quindi lì noi siamo stati, diciamo, i primi. Tra l'altro con la farmacia comunale abbiamo fatto delle iniziative, davamo i tamponi gratuitamente per i ragazzini delle scuole. La politica dell'amministrazione è stata sempre quella di tenere le scuole aperte anche nei momenti difficili, un po' in controtendenza rispetto anche allo stesso governo regionale di Sì. alcune altre città, perché dal mio punto di vista le scuole sono scuole sicure, le scuole di Ponte Cagnano Faiano sono scuole assolutamente sicure che non nulla hanno da invidiare rispetto ad altri spazi. E ovviamente questo però è in assoluta sicurezza perché abbiamo investito oltre 300.000 euro per inserire in ogni aula dei sanificatori, quindi non abbiamo avuto grossi problemi all'interno delle scuole, abbiamo gestito la fase del Covid con grande attenzione, chiedendo quindi rispetto delle regole, il distanziamento, la mascherina, Certo. ma sempre però tenendo presente il fatto che si dovesse andare avanti, quindi non potesse essere il Covid a vincere, non poteva essere la paura a vincere. Abbiamo fatto aprire un barbiere perché un ragazzino che aveva problemi di autismo aveva questa abitudine che il 27 di ogni mese doveva tagliare i capelli e quindi per dare la possibilità Sì, a quel ricordo la ragazzino, storia. diciamo, è stata fatta un'attività, quella del Covid, di grande attenzione, di grande rispetto delle regole, la comunità ci ha seguito, ma abbiamo anche allargato un po' le redini quando era possibile farlo.
Eh beh sì, poi si è andato verso il costante miglioramento. A proposito di scuole, Sindaco, nel suo quinquennio è riuscito ad inaugurare una scuola, un liceo, mancava da tempo a Pontecagnano, ecco, vediamo anche delle immagini, non soltanto per quanto riguarda sempre le scuole e il liceo, ma anche un micronido che a breve dovrebbe allargarsi a 49 posti. Insomma, un investimento per i giovani, possiamo Sì, dire per il assolutamente. futuro. Noi abbiamo 5-6 scuole da realizzare con finanziamenti già approvati, con progetti già approvati per decine e decine di milioni di euro. Abbiamo aperto l'istituto di scuola superiore, il TASSO tra l'altro, che già per il nome diciamo, è una garanzia, ma soprattutto adesso stiamo per completare l'edificio, quindi anche diciamo, la scuola, l'edificio, la struttura che ospiterà il liceo TASSO sarà una struttura di eccellenza, tecnologicamente avanzata, con tutti i comfort. E poi ovviamente abbiamo investito sui micronido, da un micronido adesso siamo passati a tre. Quindi c'è stato davvero un lavoro importantissimo. Io credo che il gap enorme che ci sia tra il sud e il nord riguardi soprattutto i servizi per le famiglie, molto spesso soprattutto i servizi che servono alle donne per poter rendersi autonome. Il tema dei micronidi è uno dei temi importanti. Io credo che queste attività, l'investimento in questi settori sia importante quasi o forse anche di più di un'opera pubblica, perché la qualità di vita di una città si misura anche rispetto al senso di comunità, all'erogazione di servizi che l'ente comune deve mettere a disposizione. Eh beh, è così, assolutamente. A proposito di pianificazione, altro obiettivo raggiunto dall'amministrazione Lanzara è il PUC, il Piano Urbanistico Comunale. In tanti centri si discute, si dibatte, sul PUC, Pontecagnano va avanti. Sì, noi adesso dopo questa fase di lockdown e di chiusure che non ci consentiva di ovviamente rendere partecipe la città, abbiamo deciso di lanciare già a partire da febbraio delle iniziative pubbliche. Il PUC dal mio punto di vista, molto spesso il piano regolatore viene visto come residenze, come cementificazione, eccetera, eccetera. Quello che vogliamo invece spiegare che il piano urbanistico comunale deve essere visto con gli occhi dei bambini, dei cittadini, delle donne, degli anziani. Bisogna attraverso il piano regolatore immaginare cosa serve a queste persone, al cittadino comune. Quindi più spazi, più aree giochi, più attrezzature, strutture, centri sociali. È grazie anche all'intervento dei privati che si possono realizzare iniziative come queste. Quindi di PUC parleremo e soprattutto ne discuteremo con la città prima di portarlo a termine da qui ai prossimi mesi, ma vogliamo parlare con il mondo produttivo, con i tecnici, con i cittadini, con la fascia turistica. Sicuramente l'idea è quella di fare una città a mare. Il grande tema che caratterizzerà il PUC sarà quello di immaginare una litoranea non come un posto soltanto per alcuni periodi dell'anno, ma come una città e soprattutto anche il tema del recupero degli standard urbanistici nel centro urbano. Noi abbiamo una carenza enorme di piazze, di strade, di parchi, di aree, di strutture ricettive, quindi sicuramente immaginare di non cementificare più nel centro urbano e di caratterizzarlo invece per quelle che sono le attività che servono per dare vita e fare senso di comunità. Un esempio può essere, se è un po' dibattuto in città Pontecagnano ultimamente, sul recupero del cinema nuovo, dell'ex cinema nuovo, che era chiuso da decenni, una struttura di un privato. L'intervento di riqualificazione del privato è importante perché comunque parliamo di un'area degradata. Si è fatta una critica rispetto a questo tema, soprattutto perché quando ero all'opposizione avevo contestato la chiusura del cinema, ma invece l'idea e la soluzione che abbiamo proposto credo che sia una soluzione vincente, come direbbero gli americani, win to win, vincono tutti, perché il privato comunque lascerà tutto l'intero Ecco piano appunto, terra. cosa si farà? Entriamo nello specifico. Sarà ceduto gratuitamente all'ente, quindi al di là degli oneri, dei pagamenti che spettano per legge, al privato.
privato, lo stesso cederà gratuitamente l'intero piano terra, quindi 350 metri quadrati di locali al centro di Ponte Cagnano Faiano potranno essere utilizzati per il teatro, la musica, il co-working, le associazioni, il cineforum, quindi si realizzerà uno spazio senza un investimento pubblico, senza sperpero di denaro pubblico, ma con un'intesa con il privato che nel frattempo riqualifica un'area. Questo è l'obiettivo, cioè lavorare sicuramente per grandi opere pubbliche, per una strategia importante di interventi che deve fare l'ente comune, ma anche con un dialogo con il privato che, a differenza del passato, non deve soltanto guardare all'interesse speculativo, ma anche deve appunto lasciare qualcosa di importante, di fondamentale per la collettività. E si ritorna al discorso di prima, cioè quello legato ai giovani, ai bambini e quindi anche ai ragazzi. Creare un centro di aggregazione, magari anche per uscire da questo periodo di lockdown, lo ha ricordato lei, delle chiusure, dei distanziamenti, e avviarsi nuovamente a quello che abbiamo lasciato nel 2020, nei primi mesi del 2020, quindi il ritrovarci, lo stare insieme e quindi anche gioire, anche festeggiare sotto alcuni punti di vista. Andando avanti, Sindaco, lei ha parlato prima del PNRR, è il tema del momento, questi fondi che arriveranno, che stanno arrivando in parte dall'Unione Europea. Ponte Cagnano Faiano come li spenderà e cosa sta progettando? Beh, sicuramente oltre alla progettazione e alla pianificazione che va avanti giorno dopo giorno, abbiamo già portato a casa dei risultati pazzeschi, perché siamo ormai in tutte le graduatorie, nelle ultime graduatorie, siamo sempre un comune che ha ottenuto dei finanziamenti e dei fondi importanti. Abbiamo dei temi che riguardano come quello del ripascimento della fascia costiera che dovrebbe partire a breve, siamo all'interno del master plan come protagonisti rispetto a questo intervento di riqualificazione di area vasta. Abbiamo ottenuto con il PNRR milioni e milioni di euro di rigenerazione urbana, quindi che riguarda la possibilità di mettere in sicurezza le strade, ma anche di recuperare i centri storici, così come l'idea di ripensare a delle piazze più a misura d'uomo che possano creare anche lì delle attrattività per renderle più vivibili. Abbiamo ottenuto dei finanziamenti importantissimi per la realizzazione di edifici scolastici, sia per nuovi edifici scolastici ma anche per la messa in sicurezza, quindi l'abbattimento e la ricostruzione di quegli edifici che non avevano appunto un punteggio adeguato per le misure antisismiche. E poi ovviamente c'è il tema delle periferie, cioè di come i quartieri di Ponte Cagnano Faiano, Sant'Antonio, Pagliarone, Corvinia, la stessa Litorania, possono avere delle idee portanti, possano caratterizzarsi come dei quartieri di eccellenza. Quindi su ogni quartiere c'è un'idea forte che dovrà caratterizzarsi. Ad esempio, per quanto riguarda Sant'Antonio, stiamo ragionando sul polo della salute, quindi un finanziamento importantissimo, sempre di più, con il PNRR che riguarderà anche l'ASL, per la realizzazione del COT, il centro operativo territoriale. Sono delle strutture intermedie tra l'ospedale, il pronto soccorso e i medici di base. L'obiettivo è quello di sgonfiare la folla ormai oceanica che c'è negli ospedali, nei pronti soccorso, e quindi la realizzazione di queste strutture intermedie che possono fare sanità, che possono fare diagnosi, che possono aiutare i cittadini appunto con anche con attività di prevenzione. Sant'Antonio si dovrà caratterizzare questo insieme alla guardia medica, insieme alla farmacia comunale. A Faiano c'è il tema del recupero delle acque, il tema dei murales, dell'arte, del borgo che va ripreso. La Litorania, ovviamente, come dicevamo prima, è il tema del mare, che deve essere però vissuto 365 giorni l'anno, sì, quindi non soltanto nel periodo estivo. Ovviamente per fare questo c'è bisogno
di finanziamenti importanti, e questo è quello che stiamo facendo, voglio dire, con grande successo. La regia ci suggeriva le immagini dell'inaugurazione della Guardia Medica, era presente anche il governatore De Luca in un periodo in cui non vediamo mascherine, quindi ci sembra quasi un'utopia, però esisteva ecco un periodo in cui potevamo vivere senza mascherine. Cosa ricorda di quel periodo e soprattutto cosa si è costruito dopo grazie a questa inaugurazione? Beh, innanzitutto ci siamo accorti di quanto sia importante, quindi quella battaglia forte che abbiamo fatto per spiegare che non poteva essere normale immaginare che una città di 30.000 abitanti non avesse una guardia medica, e quindi non era solo un piccio dei cittadini o della parte politica, ma era una necessità. Poi dopo si è dimostrata un risultato di successo, perché è chiaro che l'esperienza del Covid ci ha fatto capire ancora di più come sia necessario e importante investire sul tema della salute. E, ovviamente questo è un primo step dell'attività che abbiamo messo in campo, perché con il ritorno della Guardia Medica adesso noi riapriremo da qui a poche settimane, inaugureremo il Polo della Salute a Sant'Antonio, quindi con uno spazio dedicato più diciamo adeguato anche alla Guardia Medica. Ci sarà poi un centro di neuropsichiatria infantile che ovviamente tratterà i casi dei ragazzini, dei bambini che hanno dei disturbi dal punto di vista neurologico, cosa che a noi sta molto a cuore. E poi anche qui ci sarà uno spazio per organizzare dibattiti, incontri, iniziative di prevenzione e di diagnosi per quello che è tutto il tema della sanità. Un po' molto spesso i sindaci, la parte politica pensano agli eventi, al cantante, all'iniziativa culturale, che ovviamente è fondamentale ed è importantissima. Io credo che ci sia bisogno però di spazi dove, oltre a parlare di libri, oltre a parlare di musica o di altro, si possa discutere di questioni di carattere sanitario e soprattutto si possa fare prevenzione. Quindi avremo uno spazio dedicato a questo, metteremo a disposizione dei medici, delle ASL, del piano di zona, delle associazioni, dei privati che vogliono iniziare a riempire il nostro calendario, non di eventi ma di iniziative nell'ambito della salute. Poi c'è il grande lavoro che abbiamo fatto in Consiglio Comunale, è stata salvata la farmacia comunale perché anche lì avevamo una situazione di debiti assurdi, tra l'altro c'è stato anche un rinvio a giudizio rispetto agli amministratori precedenti, quindi vuol dire che probabilmente ci saranno da accertare delle responsabilità importanti. Anche lì noi abbiamo recuperato con i capelli quella struttura, oggi è inutile, fa una serie di attività sociali importantissime. Abbiamo intenzione di ampliare quelli che sono i servizi, immaginare quindi una farmacia che possa davvero essere comunale, non solo dall'insegna ma anche dei servizi che può offrire, quindi con un H24, con la possibilità di applicare degli sconti a determinate categorie, soprattutto per gli anziani, la possibilità anche qui di ampliare il pacchetto di servizi da offrire. Piccoli accorgimenti di assistenza. Assolutamente sì, assolutamente sì. Oggi è molto importante, con il Covid abbiamo scoperto ancora di più quanto sia importante anche la consegna dei farmaci a domicilio, cioè tutte quelle attività dove probabilmente il privato non può arrivarci perché non ci sono margini di guadagno notevoli, ma che invece servono e sono necessari soprattutto per alcune categorie di cittadini. Assolutamente così, anche semplicemente una voce amica spesso può essere importante. Sindaco, chiudiamo la parentesi passato, la parentesi bilancio, guardiamo al futuro, 2013-2028, il prossimo 2023-2028, il prossimo quinquennio. Innanzitutto partiamo dalle alleanze che si stanno formando intorno a lei, i due grandi partiti, il Partito Democratico da una parte e il Partito Socialista Italiano dall'altro, che già le hanno dato l'appoggio. Sembrerebbe ci possa essere un'apertura anche da Azione o comunque dal Terzo Polo. Nel Terzo Polo però ci sono degli esponenti, ex esponenti del centrodestra, ricordiamo su tutti Gigi Casciello, ma anche Mara Carfagna, che è stata eletta deputata. Ecco, come ci si avvicina a ex esponenti di un'area che non è la sua sostanzialmente?
Beh, innanzitutto bisogna dire che la coalizione che compone questa amministrazione si forma da partiti, come dicevi tu, ma anche da movimenti civici importanti che hanno dimostrato anche di sapere amministrare e governare in maniera assolutamente importante. Assolutamente, sì. Però l'idea è sempre quella, cioè di quando si amministra una città, quando si governa una città e soprattutto quando ci sono dei temi così importanti che da affrontare, come oggi noi parliamo di voler cambiare un PUC, il piano urbanistico comunale, che sono 40 anni, quindi questa amministrazione e quella futura avrà una responsabilità e un impegno enorme, ma così come la gestione delle risorse del PNRR, così come il tema del master plan della fascia costiera, io credo che noi dobbiamo solo correre, metterci a lavorare, almeno il mio modus operandi è quello, e discutere di meno, filosofeggiare il meno possibile, perché dobbiamo guardare innanzitutto all'interesse della collettività e dei cittadini, e questo è quello che mi interessa. Quindi sì, il tema della concretezza è un tema che sta sempre a cuore ai sindaci, a differenza magari degli ambienti romani, del governo nazionale, perché noi ci scontriamo con i problemi veri dei cittadini, li conosciamo ad uno e vogliamo, siamo lì giorno e notte per provare a risolverli e per provare a dare delle risposte concrete. E rispetto a questo tipo di atteggiamento, la voglia non è quella di chiuderci in una stanza o di fare un discorso settario, benché abbiamo, diciamo, la serenità di affrontare una campagna elettorale con grande convinzione, perché abbiamo portato avanti tante cose e quindi sappiamo benissimo che, cioè, o meglio, siamo sereni sul voto che i cittadini ci daranno in campagna elettorale, ma il tema non è quello solo se si vincono le elezioni, il tema è che bisogna allargare il più possibile alla città per renderli partecipi, soprattutto quando si parla di questioni così importanti come il PUC, come il PNRR, quindi una percentuale larga di consenso, più queste operazioni, questi interventi sono, diciamo, democratici. E quindi rispetto a questo tema e anche a quello che dicevo prima della concretezza, il mio obiettivo è quello di allargare a tutti quelli che non si riconoscono nella destra e soprattutto nei partiti populisti. Quindi il tema della concretezza, l'area moderata, ma anche altri movimenti civici sono sicuramente interessati, così come me, ad aprire un ragionamento. Poi, tra l'altro, con l'ex ministro Carfagna e con Gigi Casciello c'è stata sempre un'ottima interlocuzione, tant'è vero che anche il importante finanziamento di 2,5 milioni di euro che abbiamo ottenuto per il Camino Real, che verrà anch'esso, diciamo, riqualificato con un centro di accoglienza per le donne vittime di violenza, ma non sarà solo un centro di accoglienza, perché lì si creerà lavoro, occupazione e anche formazione per le donne e non solo. Quindi questo ovviamente è stato, ad esempio, questo risultato è stato ottenuto anche grazie alla grande collaborazione istituzionale con il ministro Carfagna, che aveva appunto la delega in quel periodo. Quindi sì, questo sì, per dire per che il sud, certo. Un sindaco non guarda tanto solo alle questioni di bandiere e al colore, ma guarda chi davvero sul territorio vuole dare un contributo positivo e propositivo per la città di Ponte Cagnano Faiano. Quindi, da quello che mi sembra di capire, il sindaco Giuseppe Lanzara è aperto anche ad altre alleanze, eventualmente dovessero arrivare pure dal mondo dei 5 Stelle, ad esempio, dai famosi meetup cittadini. Il tema è quello di creare una coalizione che sia meno populista possibile, che sia molto concreta e che voglia guardare alle esigenze vere delle persone. Molto spesso, diciamo, si creano invece delle organizzazioni che, più che guardare a iniziative che possano, diciamo, creare consenso e creare un'onda che possano portare avanti qualcosa di positivo, tendono solo a criticare. Quindi se il tema è quello di entrare in una ragnatela di critiche, di proposte poco costruttive, io ovviamente non sono molto propenso. Quando invece si ragiona nell'interesse della città, noi siamo molto aperti e vogliamo ovviamente ampliare la coalizione il più possibile. Ovviamente con un'intesa molto chiara, che questo è stato anche oggetto della mia esperienza di questi 5 anni ormai,
che la lealtà rispetto a un percorso, a un programma elettorale e soprattutto a un percorso con l'amministrazione deve essere chiara sin da subito. Quando ci sono tentennamenti o dubbi è meglio stare dall'altro lato e quindi fare percorsi differenti. Noi abbiamo anche fatto i saluti a qualche consigliere comunale che era in maggioranza e che poi ha fatto scelte diverse, abbiamo fatto tanti auguri, ma non siamo stati certamente lì a raccogliere le lacrime o a fare operazioni di mediazione continua. C'è bisogno di correre, c'è bisogno di pedalare, c'è bisogno di dare delle risposte ai cittadini. E questo è quello che io sono interessato a fare. Quando invece si entra nella strategia pura, voglio dire, faccio altro, mi dedico ad altro. È assolutamente così. Sindaco, in chiusura davvero una battuta sull'idea dell'ospedale unico della Piana del Sele a cui Ponte Cagnano potrebbe appoggiarsi. Ponte Cagnano è infatti una via di mezzo un po' fra Salerno e appunto l'ospedale, gli ospedali di Ebole di Battipaglia, ma qual è il suo pensiero al riguardo? Io credo che sicuramente si debba lavorare in quest'ottica, si debba rafforzare sempre di più le strutture ospedaliere. Questo anche la stessa Salerno, se oggi ha dei problemi di spazi, di posti, eccetera, è perché probabilmente va a raccogliere anche diciamo, su territori che potrebbero invece avere delle possibilità degli sbocchi diversi. Sì. Credo che però la stragrande maggioranza di chi oggi va in ospedale non dovrebbe proprio andarci, non dovrebbe proprio recarsi in ospedale, nel senso che, come dicevo prima, sono importanti, anche questa è la politica del governatore De Luca, quella di creare anche delle strutture intermedie che possano risolvere la stragrande maggioranza dei problemi. Il pronto soccorso è una cosa e quindi va gestito per le questioni d'urgenza. Tutto quello che invece può essere prevenzione, anche diciamo, riabilitazione e in generale informazione, politiche di informazione eccetera, possono essere svolte anche sui singoli territori e questo ovviamente alleggerirebbe notevolmente anche il carico degli ospedali. Le corsie degli ospedali, sicuramente. Ringraziamo il sindaco Giuseppe Lanzara per essere stato con noi. Sindaco, sicuramente ci rivedremo perché la campagna elettorale incombe e ovviamente come sempre è doveroso anche parlare con i cittadini, confrontarsi, perché no, possiamo già lanciare fin da adesso eventualmente un confronto con gli altri candidati. Le nostre porte sono sempre aperte, i nostri microfoni sempre accesi. Grazie sindaco. Grazie a te, ciao. Il saluto ai telespettatori di Sud TV per averci seguito e l'appuntamento è con il prossimo speciale TG dedicato alle elezioni.